Io è capitato, non sta attento, mangia, non beve, non fuma. E 2 o 3 mesi fa gli è capitato proprio uno scompenso cardiaco. Ha chiamato subito un'ambulanza, l'hanno operato immediatamente, gli hanno fatto l'angioplastica e adesso sta bene. C'erano le medicine da prendere, ma lui che stava attento a tutto. Io sono la maggiore, però non ho diabete, non ho colesterolo, me ne sto tranquilla, però tutte le volte sono venute, poi ciò che mi ho messo, ma faccio per dire uno che sta lì più sta lì a guardare il mondo a più di 50 anni, non so di età molto, perché purtroppo mio marito è morto così. E lui non voleva curarsi, non guardava. Diciamo che ovviamente lo stile di comportamento e del center sono una componente importante. Non dimentichiamo la componente. Lui non sapeva di avere, magari dopo gli abbiamo trovato un po' così a vita. Adesso che sono stato, però, con il problema. Sono altre domande? Io ci vengo comunque, non vengo in altro. Diciamo che questa assistenza è un messaggio che può rimanere per dire che non si può essere che ci sia un qualche collega che va indagato, appunto che poi il collega che darà qualche dato più preciso, però fondamentalmente sono comunque, se sono un certo tipo e con una certa frequenza sono indice che qualcosa nel cuore va sistemato. Ecco, così in un caso come questo. Non so se domenica potremmo farlo anche qui, ma molto spesso nella stessa salute c'è la possibilità di un controllo con l'elettrocardiogramma, proprio per casi di questo tipo, cioè se si entra una persona che ha una storia di problemi cardiaci, viene in modo particolare seguita. Possono dipendere da stress? Lo stress, secondo me, è sicuramente concausa praticamente di tutto. Concausa vuol dire che se c'è qualcosa lo può aggravare, se non c'è lo può aiutare. Di per sé è qualcosa che non esiste, nel senso, cioè non è che uno può dire lo stress come tale è misurabile in numeri, in valori per cui io do un trattamento. Lo stress è un insieme di molteplici cose che oltretutto hanno una variabilità estremamente soggettiva, quindi. Però di sicuro è una delle più cause.